Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come. Quando si parla di GF, Temptation Island e soprattutto uomini e donne, i fandom ormai giocano un ruolo fondamentale per le coppie che escono dallo studio di Maria De Filippi, eppure spesso sono anche il loro veleno. L'insistenza dei fan alle volte provoca dolore. Veronica Rimondi e Matteo Farnea si sono lasciati? Da giorni non se ne veniva a capo e non arrivavano spiegazioni da nessuna delle due parti coinvolte. La coppia composta dalla ex tronista Veronica Rimondi e il suo corteggiatore, infine, sua scelta uomini e donne, Matteo Farnea è scoppiata. Lei, stanca delle domande scomode, ha raccontato la brutta verità. Uomini e donne, un'altra coppia si è detta addio. Parto col dirvi buongiorno col sorriso e inizio a parlarvi di una cosa che mai mi sarei aspettata di dovere dire, ha esordito Veronica Rimondi dal suo Instagram e con un tono provato. Uno per la cosa in sé che non pensavo potesse accadere, due per il fatto di parlarne direttamente da maggior ragione sui social. Capisco sia una coppia nata in televisione, quindi, la vostra voglia di sapere, però, io mi trovo costretta a chiarire tutto perché la vostra curiosità mi fa male. Così la quantità esagerata di messaggi finirà, ancora punto poi il verdetto, i fan sospettavano bene, chiarisco una volta per tutte che non stiamo più insieme. Non è una cosa che mi aspettavo, o voluta da me, soprattutto non ne conosco le ragioni. Non posso nemmeno darvi spiegazioni, perché non so darle neanche a me. Facendo uno più uno, io a delle conclusioni posso arrivarci. Lo dico perché non voglio più che arrivino messaggi in cui mi si chiede che fine abbiamo fatto, che fine ha fatto Matteo, ha rivelato malincuore l'ex stella del dating show condotto da Maria De Filippi. Metteteci un punto come l'ho messo io, andiamo avanti e non parliamone più, la richiesta. Con tutta la sincerità le ragioni che mi sono state date, praticamente inesistenti non sono affatto sufficienti per poter chiudere una storia che, almeno da parte mia, era non importante, ma di più. Un amore e un sentimento a questo punto unidirezionale, a cui credevo al 200% e su cui avrei messo una mano sul fuoco ed infine da cui non mi sarei mai aspettata una delusione tale, ha confessato inoltre l'ex volto di Uomini e Donne. Non solo, l'ex fidanzata di Matteo Farnea ha dato un altro dettaglio doloroso invitando tutti a finirla con gli interrogatori social. L'amore era senso unico, è stato rinnegato alla fine di questa relazione, quando è stata chiusa da parte sua. Mi sento estremamente delusa, affranta e ferita da qualcuno che credevo non avrebbe mai tradito la mia fiducia. Sbagliavo ed avere qualcuno che ogni giorno mi ricordano il tutto, con domande, non mi aiuta. Età e principi diversi e, ciò, implica bisogni diversi. Non ho intenzione di parlarne mai più, ha concluso decisa lasciando i fan basiti. L'ex corteggiatore deciderà di svelare la sua versione. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.